Non te la pigliare longa solo per cogliere le fighe. Ma belle fighe. Non te la pigliare longa solo per cogliere le fighe. Ma belle fighe. Se fighe non te tieni, se fighe non te tieni, se fighe non te tieni, te la tieni per candelie. Se fighe non te Le olive come le raccogliete? Direttamente dall'albero. Come? Con lo scuotitone. Che la migliore invece a mano la brucatura, dice. Anche a mano. Che meglio anche a mano. Io con lo scuotitone tu traumatizzi l'albero. Ecco perché non lo devi fare sempre. Eh? Non lo devi ovviamente fare sempre. Quindi. Io pensavo che invece facevate con la mamma o con la brucatura. No, con la scopitura. Poi dopo quanto tempo lo fate? Viene raccolto e subito portato in frantoio e macinato in giornata stessa. Altrimenti non può essere né doppio né biologico. Infatti questo è un olio che ha fatto bene sia l'oro d'Italia come attestato di qualità, sia l'oro della Puglia. Quindi, la città subito. Cosa? Non funge la città dell'olivo. No, se rimane troppo, sì, parte. Qui non c'è proprio acidità. Perché viene subito macinato e imbottigliato, quindi. Sì, sì. Perché io ho studiato, dice che il mio medico ha trovato mai, che devo dire una L'importante è non farle cadere a terra, questo sì. No, perché lo scuotitoio è tu traumatizzi l'albero, va bene. Quello sì, è vero. Però l'importante per fare alta qualità è non far... Le cose come le combattere, la DACO solo è... Questo è un olio biologico, quindi trattiamo solo prodotti biologici. Capito? C'è la parte dell'albero, la DACO solo quella con i medicinali appositi, sempre biologici. Sì, solo biologici perché l'azienda è esclusivamente biologica, quindi senza prodotti chimici ma concimi naturali a base naturale e vegetale. Sì, anche animali. Sì, sì, sono Maria Rosaria. Le cose di fertilità che usate? Sempre prodotti biologici, sempre autorizzati. Ci danno una lista e noi dobbiamo rispettare quella lista lì, altrimenti non possiamo essere biologici. E poi siamo anche DOP, terra d'odranto, quindi denominazione d'origine protetta. Quindi questo è il massimo, è un olio che ha la massima certificazione. Può prendere una bottiglia? No? Sì, certo.
poi si chiama Olio Montelvezio, infatti proprio perché nella nostra campagna abbiamo un menhir, infatti sulla bottiglia c'è proprio l'indicazione della bottiglia. Quindi. E queste sono poi tutte le certificazioni, il biologico, la DOP e il simbolo della terra d'Otranto. Tutta la mia retruzza della gente si mintua. Assaggiatelo, non c'è. Fare cose, fare molto poco. Sembra poco, e lo so, è un'offerta fiera infatti. Anche perché i costi della doppia sono abbastanza elevati. Tutte la via, le manazzella, l'ospedale, vieni in casa.